Passeggiando lungo i decumani di Napoli, nelle settimane che precedono il Natale, non si può non notare come tutta l'attenzione sia rivolta verso un'antica e storica via della città. Nota oggi per le tante botteghe artigiane che l'hanno resa famosa nel mondo. Parliamo di via San Gregorio Armeno, la via degli artigiani del presepe. Siamo qui nella bottega di Marco Ferrigno, una delle botteghe secolari del centro storico di Napoli, e vogliamo intervistare oggi Marco. Allora, da quanto tempo fa questo mestiere e la cosa fondamentale di questa arte che si tramanda da generazione in generazione, visto che la sua bottega è del 1836? Io faccio praticamente questo mestiere da sempre, ho iniziato che avevo 7 anni, invece di giocare con la plastichina giocavo con l'argilla, vedendo mio padre, pian pianino la cosa è diventata il mio lavoro, la mia vita su tutti gli aspetti. Il riconoscimento più bello che ha ricevuto facendo questo mestiere? La soddisfazione ne ho avute tante, ho avuto il piacere di conoscere 2 presidenti d'Italia, ho avuto il piacere di conoscere il re Juan Carlos di Spagna, dei riconoscimenti notevoli sotto l'aspetto professionale. Come è partita l'idea di rappresentare personaggi dello spettacolo ma anche calciatori del Napoli? L'idea nasce nel 1992, l'anno di Pietro, per capirci, l'anno di Vane Imbolite. In quell'anno mio padre ebbe la brillante idea di rappresentare sul presepe appunto questo personaggio, e di lì a poco la cadenza è diventata annuale, mensile, settimanale, adesso oramai ce n'è di più svariati tipi. Si parte dal giocatore del Napoli, ma si possono avere anche quelli delle altre squadre. Proprio del Napoli volevo parlarle. Qualche settimana fa Gabbiadini ha ricevuto la statuetta. Siete rimasto entusiasta del lavoro fatto da lei? Devo dire la verità, mi sono rimasto molto sorpreso, perché è un ragazzo veramente normalissimo, anzi molto timido, al di là di quello che possa rappresentare. Una persona a cui ho fatto i complimenti, perché per la statuetta l'ha avuto subito dopo che aveva fatto 2 gol alla squadra in Coppa UEFA, contato che il secondo, che era veramente un gol di notevole fattura, non sa nemmeno lui come l'avesse realizzato. Se lei dovesse rappresentare la Trinità, facendo riferimento però ai calciatori del Napoli, cosa e chi metterebbe? Sicuramente il posto del bambino dovremmo darlo a Diego Armando Maradona, che è inconfutabile sotto questo aspetto, veramente è stato per certi versi il messia del calcio. San Giuseppe attualmente lo darei a Higuain, che secondo me è stato uno dei centravanti più forti, ma nell'altra veste diciamo sicuramente anche Cavani, che sicuramente è stato un pezzo della nostra città. Marco, chi sarebbe lo scultore di questo Napoli? Ma sicuramente il mister Sarri. Il mister Sarri che sta scolpendo una squadra a sua immagine e somiglianza, che per certi versi veramente sta giocando forse il miglior calcio della Serie A. Il calciatore che più la sta stupendo in questo periodo? Palese che sia Higuain, che ci sta portando in alto a suon di gol, però un altro che mi sta stupendo sicuramente Alan a centrocampo, che devo dire la verità, con molta caparbietà sta cercando di imporre il suo gioco, veramente è un mastino napoletano, non fa passare nessuno. La statuetta che riscuote più successo? Si alternano, quest'anno è l'anno sia di Higuain anche di Pepe Reina. Pepe Reina che noi tutti sappiamo ha fatto veramente un atto d'amore lasciando il Bayern di Monaco, nonostante guadagnasse di più, ha voluto venire a giocare nella nostra città, perché dice che lui, anzi lo sta dimostrando con i fatti, che è veramente innamorato di questa città. In fondo Napoli è di mille colori e di mille culture, e l'estro napoletano non ha eguali. Il calore trasmesso dai napoletani non ha termini di paragone.
tanti figli di questa terra, artisti come Pino Daniele, come lo stesso Luca De Filippo. Alla fine un pensiero che vorrebbe rivolgere a lui. Sicuramente sono persone che si sono addormentate, però hanno lasciato nei nostri cuori, ma soprattutto forse nel mondo, tracce indelebili di questa Napoli positiva. Sicuramente Pino Daniele, mi piace ricordare, Luca De Filippo, ma ce ne sono tanti e tanti altri. Saranno immortali per la nostra città. Questo Napoli può vincere lo scudetto o è ancora presto? Io sono molto scaramantico, la parola non si pronuncia. Siamo unici, come unico è il nostro amore. Quello che proviamo verso la nostra città, verso la nostra squadra, verso i figli di questa terra. La veneriamo al tal punto da rendere immortale ogni suo figlio, che qui c'è nato, o c'è cresciuto, o ci ha lasciato un pezzo di cuore. E che ha capito che in fondo Napoli è molto di più che una semplice città. Per Gonfia la Rete, Ilaria Mondillo.